E adesso andiamo a vedere un duetto. Abbiamo visto un po' di duetti importanti con una, insomma, veramente una mattatrice del teatro, della televisione. Ha fatto la storia della televisione con tutti i suoi programmi. L'altra invece è Marisa Laurito. Vediamo. Ah, sì. Ti porta a New York, ti porta. Non sai, un successo pazzesco. Allora, come primo numero facciamo, ma dove vai se la banana non ce l'hai? No, la sapete voi? No, sì, Marisa, allora, ti prego, no, Marisa, non la posso cantare questa canzone. Ti vergogno, Marisa. È facilissimo, sai come faccio io, vedrai che facciamo un bel duetto. Maestro, prego! Non so io, guarda, Paola, Vai, ti guardo. Ma dove vai se la banana botta non ce l'hai, capito? Così. Esatto. Ci provo. Avanti, indietro, aiuto. Grande disponibilità, apertura alla vita. Prima le banane! Ti abbiamo chiamato con le banane? Ci servono le banane? Ma non servono le banane? Non ci servono adesso le banane. Dai, non ci servono. E non ci rovinare sempre il numero. Allora, vai, Paola. Apertura. Apertura, vai, pronta. Ma dove vai? Se la botta, 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 botta. Ho capito, ma tu la botta non la puoi fare come se stessi facendo non so che cosa. Tu devi dare una... che stavo dicendo? Tu devi dare una... Non dire, non fa niente. Tu devi dare proprio una bottona. Ah, ce li amo, non faccio, Paola. Hai capito? Allora, maestro, prego. Bene. Poi quando fai donna hawaiana, fai Hawaii, Hawaii, estate, mani in dentro. La hawaiana, attacche da stappa. Che punto vita, ragazzi! La mia maestra, la mia maestra, eccola qua! Ciao Marisa! Ciao! Grazie, ciao Paola, ciao Simona, come state? Bene, Marisa! E date un bacio a Giovanna, sei ancora lì, amore, certo. Ti abbraccio con tanta stima, tanto affetto. Grande Marisa, grande! Tra poco parleremo con voi delle vostre carriere, di queste due persone straordinarie, ma adesso un po' di pausa. Torniamo subito, Che punto vita, Paola, che punto vita. Grazie, abbiamo 26 anni. Bentornati a Citofonare Rai 2, siamo con due donne straordinarie, Giovanna Ralli, la grande Giovanna Ralli in studio, e la mia maestra, eccola qui, la Laurito, ma che bello rivederti, Marisa, come stai? Anche per me. Abbiamo visto questo filmato prima della pubblicità, era il pomeriggio di Rai 2, dove Marisa, insieme a un giovane Salemme, si era messa in testa di insegnarmi a fare il varietà. E ogni settimana me ne faceva fare una. Non ha avuto grandi risultati nel varietà per me, però grazie sempre, comunque. No, giocavamo. Ma giocavamo a fare il varietà. Quanto ci siamo divertite, guarda. Molto. Marisa, dovresti fare una trasmissione tutta tua napoletana, per favore. Magari. Ma per favore, che Napoli per me è la città che io amo dopo in assoluto, perché mio marito era napoletano. È vero. Napoletani sono i più grandi attori del mondo. È vero. In assoluto. È vero. Tu vivi a Roma da 43 anni, però il legame con la tua Napoli è rimasto fortissimo, al punto che da 3 anni sei direttrice artistica del teatro napoletano Trianon Viviani. Ci racconti di questa nuova esperienza? Meravigliosa sta cosa. Trianon Viviani. Ci racconti di questa nuova esperienza? Sì. Beh, bellissima, un'esperienza bellissima, guarda il Trianon, è molto bella perché finalmente grazie a un mio progetto che è stato accettato dalla Regione Campania, a Napoli esiste un teatro che si occupa della musica napoletana. Che bello! Il teatro Trianon, teatro della canzone napoletana. Abbiamo un programma meraviglioso. Abbiamo avuto grandi artisti come Nicola Piovani, Noah, e tutti devono pagare pegno, devono venire a cantare napoletano. Giusto, anche perché le cantano tutto il mondo. Adesso a gennaio Eugenio Finardi, Daniele Sepe, Cerco, La Passione Live, Raiss, Tommaso Primo, Lorenzo Ingeller, Tosca.
Pasca, Stefano Bollani, l'orchestra di Piazza Vittoria. Insomma, abbiamo un programma bellissimo, bello. Ma non vi ho raccontato tutto per non annoiarvi, però è un teatro bellissimo, antico, dove abbiamo anche all'interno del teatro, ci sono delle mura di Neapolis, caspita, antiche, dell'epoca romana. Quindi una dovete cornice, venire assolutamente, veniamo a trovarci. Promesso. E inoltre Paola e Simona, vi aspettiamo davvero, anche Giovanna, al primo piano c'è una stanza della canzone napoletana. Ma che meraviglia. Una stanza virtuale, immersiva, bellissima, per cui tu entri e vieni, come dire, immerso in queste musiche straordinarie. Colori, canzoni, quadri dell'Ottocento che si animano, mare che passa sotto i piedi. Marisa, poi ricordiamo comunque che è una cosa estremamente importante anche per il turismo, perché la canzone napoletana è famosa in tutto il mondo, esatto, non solo a Napoli. Non Napoli che è famosa in tutto il mondo. È a Napoli la sua canzone, assolutamente. In tutto il mondo. Ma adesso, cara Marisa, tornando alla tua napoletanità e il nostro amore, perché tanto tutti amiamo Napoli, sì. Sai che noi cerchiamo di conoscere meglio i nostri ospiti attraverso un aforisma, e noi ne abbiamo scelto per te proprio uno di un tuo carissimo amico napoletano, che è Luciano De Crescenzo, e dice siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. Bello. Solo crescendo? Solo restando abbracciati. Bene. Questo è un aforisma che andrebbe, va molto bene per questa epoca dove ci sono in giro guerre e violenze, per esempio come quelle che ci sono in Iran, certo, nei confronti dei giovani, che sono uno scempio, una cosa atroce. Perché parla d'amore? Noi esseri umani veramente dobbiamo, come dire, stare insieme, andare insieme verso la vita e quindi abbracciarci, non essere odiarci. Uniti. È vero. Essere uniti. L'unione comunque sempre fa la forza e dà la forza alle persone. E a proposito di Luciano De Crescenzo, tu hai dichiarato nel tuo libro, che si chiama Una vita scapricciata, vero? Scapricciata. Che è stato amicizia a prima vista, e da lì non vi siete mai più lasciati, tant'è che siete anche stati sequestrati insieme, giusto? Raccontacelo, ti prego. Luciano ci siamo... No, io e Luciano ci siamo incontrati quando mi hanno chiamata per fare il film La Mazzetta, e dal primo sguardo abbiamo capito non che ci saremmo innamorati, ma che saremmo diventati amici per la pelle, come poi è stato, così. Avevamo tante cose che ci univano: l'amore per Napoli, l'amore per il Napoli, l'amore per le canzoni napoletane, l'amore per il carattere dei napoletani. No, non è che siamo fissati per Napoli, No, per niente. Ma dimmi di quando vi hanno sequestrati, Marisa. E quindi quello è accaduto quando abbiamo vinto lo scudetto, avevamo convinto Arbore a venire a Napoli con c'ero noi, pure io. Ed era contentissimo naturalmente, e lo volevamo convincere a uscire, solo che uscito dall'hotel Santa Lucia, Renzo diceva non mi fate uscire perché succede il finimondo, e noi dicevamo io e Luciano, Renzo ma chi ti pensa? E invece quando Renzo mise fuori il naso dalla porta, un gruppo di scalmanati lo prese in braccio e lo lanciarono in aria urlando Arbore, cia cia cia, Arbore, cia cia cia. Io me lo ricordo. Quel primo scudetto a Napoli non si poteva camminare per strada, tutte le strade di Napoli erano invase. Per cui figurati. Invece io e Luciano, indomiti, andammo a Forcella. E come scendemmo dalla macchina, venimmo presi in braccio da una folla allucinante che ci portava in braccio come la Madonna, certo, e ci diceva non vi potete rifiutare. E certo, non ci potevamo rifiutare perché eravamo portati in braccio. Pensate che io vivevo lì con un calciatore del Napoli quando avete vinto lo scudetto, pensate che gioia. Infatti. Io in macchina e mi poi hanno bloccata. Ma a Napoli quando vinse lo scudetto fu io una cosa. Io sono stata bloccata in macchina dai tifosi che facevano dondolare la macchina cantando i tifo in napoletano, però mi ha liberato la polizia, quindi me lo ricordo molto bene. Io c'ero perché ho lavorato
lavoravo come giornalista sportiva, per cui per Tele Monte Carlo ho avuto la fortuna di intervistare Maradona e vivere quello scudetto incredibile che è stato lo scudetto di Maradona. Vero. Stupendo. Ma torniamo a Napoli. Io ho dato il calcio d'onore, ragazzi, a una partita che era Lazio-Napoli con Maradona in campo attaccato a me. Ma che meraviglia. Mi ricordo di quando hai dato questo calcio fantastico. Invece io volevo tornare, siamo partiti da Luciano De Crescenza, tuo amico storico di tutta una vita. E allora vorrei vedere un filmato. Come Renzo, Renzo è uguale. Esatto. Luciano e Renzo sono la mia famiglia. Li abbiamo messi tutti insieme. Vera. Marisa, li abbiamo messi tutti insieme in un filmato, gli uomini della tua vita. Guarda. Grazie. Dai, cortesia. Sì, lo decido voi. Che grande attore, che ci devo dire? Che ci devo dire? Decido in cella sta compagna. Che le devo dire? Ha soprattutto sogna fantasia. Ecco il vestito che mi dovevo mettere per il mio viaggio di nozze. Poi ci siamo lasciati. Allora lo sputo. Inquadratelo un po' questo vestito. Rita Vicari, visto che lei ci tiene. Sai perché ci tiene? Ma lo dico, scusate se diciamo le cose personali, perché il suo ex fidanzato, avvicinala un po', scusa. Scapizza. Guarda le scarpe con la nocchettina. Prima le ha fatto comprare il vestito e poi l'ha lasciata. Scapizza. Ma posso dire? Lo puoi dire perché glielo voglio dire in faccia. Non sai che ti sei perduto. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Mi sono fatta malissimo, Pippo, mi è venuto un morso della strega del fianco. Ma che cerca di venire di qua, di qua. Madonna. Dall'altra parte? No, di qua ti butti addosso, mi fai peggio. Scusami, tiri di qua. Che? No, veramente mi sono fatta male, ragazzi, non scherzate. Veramente. Ma non ti appendere addosso, che è peggio. Ma come appendo? Non so dove dove mi attacco. Mi tiri un po', Lucia, aiutami tu, veramente. Ma come si fa? Abbiamo perso un'attrice. Abbiamo perso un'attrice. No, mi faccio troppo male. Quello veramente si è veramente fatto l'ultima volta. Minaggia al pubblico di Montecatini, che mi ha chiesto la mossa. Non insistite tanto, non ero di me. Marisa. Non ero di me. Marisa, ma stai scherzando? Veramente non sto scherzando. Ve lo giuro che non sto. No, Marisa, ma stai scherzando o no? Ma quella è un'attrice. Un'attrice drammatica, vera! Ma Brava, che meraviglia! Marisa, allora, io mi hai detto che Renzo Arbore, insieme a Luciano De Crescenzo, ma Renzo Arbore è stato veramente la tua famiglia ed è la tua famiglia tuttora. Ma ti ha anche presentato il tuo compagno, il compagno di una vita, la tua anima gemella. È verissimo, è vero. Ma ci racconti? Perché io mi ero appena separata dal mio unico matrimonio terribile, ma non terribile perché io non sono portata, ma poi non era giusto, non so, diciamo che non è stato un matrimonio fortunato, quindi ero molto triste e lui una sera mi è venuto a prendere, ha detto no guarda adesso esci, basta, andiamo a cena. Sono andata a cena con lui e con Luciano, poi Luciano andava a dormire sempre presto perché la mattina si svegliava all'alba. Ovviamente faceva lo scrittore, quindi comprava i giornali, scriveva come un operaio. E quindi io e Renzo siamo andati a bere e io non volevo andare a bere questo champagnino perché volevo ritornare a casa. E in questo locale dove mi ha portata lui c'era un signore che anche lui non voleva né andare a cena né andare al bar e un suo amico l'ha trascinato. Questo signore si è messo a parlare con Renzo, l'amico di Piero, e Piero è venuto da me e ha cominciato a fare lo spiritoso. È dell'uomo della mia vita, quindi devo anche questo incontro. Hai fatto bene a uscire, vedi, aveva ragione Renzo. È vero, Simona, nella mia vita c'è un grande, come dire, mood. La frase che dico sempre è due punti, andare sempre. Bravissimo. È così. Bravissima. Non bisogna mai essere pigri. Ecco, senti, tuo nonno andò a cercare fortuna in America, è corretto?
Sì. Sì, esatto, ecco. E poi non è più tornato, però. C'erano arrivate notizie che il nonno fosse morto. Mm. Ma io non ci ho mai creduto, veramente. E facevo bene a non crederci. E a un certo punto della mia vita, io sapevo che lui era andato in Venezuela. E mi andai a fare un viaggio così di piacere. Sì. Aprì l'elenco telefonico e andai a scorrere sul Laurito e c'erano ben 50 Laurito a San José. Quindi mi sono messa a chiamare tutti quanti e ho scoperto che il nonno si era risposato lì, aveva avuto altri 6 figli e c'era una famiglia molto corposa che poi aveva procreato e stavano anche, come dire, vivevano una bellezza perché avevano panifici, pastifici, insomma pasticcerie di tutto e di più. Quindi questi signori tutti insieme poi carinamente sapevano che avevano una Laurito famosa in Italia che faceva l'attrice e comunque organizzarono una grande festa per me e io li ho incontrati tutti e tutti filmati e tutti portati poi questi filmati li ho fatti vedere a mio padre che era appunto in Italia. Che bello, che mamma mia. Bellissimo. Marisa, noi ti dobbiamo salutare. Però ci devi fare una promessa. È dalla prima puntata di Citofonare che ti chiediamo di venire una volta qui con noi, ma tu sei a Napoli al teatro. Ci devi promettere che una volta vieni qua e ti canti una canzone con noi e ci dai lezioni di varietà. No, ma quale lezione di varietà? Io voglio cantare una canzone con voi, moderna. Quella sì, che vuoi, cantiamo certo. Una cosa trap, certo. Trap, rap, non so, qual è la cosa più moderna? Quello so. Che vuoi tu, quella che vincerà il Festival di Sanremo, va canteremo, bene. Va bene? Io volevo tanto venire da voi, ma purtroppo io giro come una lo trottola. So, lo so. Col teatro e con le mille cose che ho da fare, le mostre. Poi sei un artista, le mostre. Ma prometto che vi vengo a trovare. L'hai promesso, grazie Maria. Marisa, grazie, baci, siete bravissimi, grazie. Un bacio grande a Giovanna, grazie. Che è nel mio cuore, anche voi, ciao. Ciao, ciao. 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 Certo che devo dire che...